Buongiorno così, che spettacolo, è arrivata la neve anche qui, adesso già si sta sciogliendo perché sta piovendo, ma stamattina mi sono svegliato con tutti i tetti innevati, adesso fortunatamente sta sciogliendosi anche in fretta perché sennò diventava veramente un problema. Però è così bella da vedere la neve che davvero rende tutto più magico, più bello. I vetri qui fuori si sono tutti quanti appannati anche perché sto stendendo all'interno della terrazza. Qui ovviamente se riuscite a vedere vedete tutte le montagne super innevate. Adesso vado ad aprire anche un pochettino così faccio passare un po' di aria e si asciugano pure prima i panni. Vado a mettere questa cosa qui che va a fermare le vetrate. Però ragazzi che meraviglia, magari dopo più tardi vi faccio vedere meglio perché davvero è super 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 emozionante la neve. Lo sono un po' meno gli stendini, però vabbè, pazienza, non tutte le ciambelle escono con il buco, non tutte le fiabe hanno un lieto fine e non tutte le case sono da copertina. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi sono particolarmente contento perché mi sono arrivate da pochissimo altre stampe del sito Desenio. Non vedo l'ora di spacchettare il tutto, adesso lo facciamo insieme, così vado a vedere dove andare a posizionare le stampe, perché ne ho prese due in particolare che potrebbero star bene un po' ovunque in casa, non per forza in un angolo preciso. Adesso spacchetto tutto e vedo come andarle a posizionare. Eccomi all'ingresso, ho finito da poco di appendere l'ultima stampa. In realtà ho scelto due stampe grandi 70-100 come avete visto, con la cornice dorata, tra l'altro veramente bellissima, ed era proprio quello che volevo all'interno del mio ingresso. Questa volta ho messo questa stampa raffigurante questa ragazza con questa capigliatura un po' particolare, abbastanza moderna, abbastanza contemporanea, che secondo me all'ingresso, anche in base a quello che vorrei realizzare, sta davvero benissimo ed era il pezzo che mi mancava. Eccola qui, appena si entra si vedrà questa bellissima immagine e la mia intenzione, visto che ho portato anche qui per provare i miei due comodini antichi, è quella di andare a mettere questi due comodini così qui in mezzo una panca e qui sopra delle lampade nere. Quindi sarà un ingresso abbastanza particolare, non scontato, non il solito con la console eccetera, perché era una cosa che in realtà non volevo, anche perché da questo lato ho comunque lo specchio e volevo, come vi ho detto già in tanti vlog, andare ad utilizzare e a riutilizzare questi comodini antichi, questi due. Io l'effetto già me lo sto immaginando e mi piace tantissimo. Devo fare ovviamente questi due richiami di nero a destra e a sinistra e quindi andrò a comporre tutto l'ingresso in stile classico contemporaneo. Poi ovviamente vi farò vedere tutto completo, sto già cercando le lampade che mi servono e volevo un quadro, una stampa fatta con questi tocchi di nero, anche perché stavo già facendo un quadro in realtà che ho in terrazza, ma avendo visto questa stampa mi è subito venuta in mente che poteva stare benissimo all'interno dell'ingresso, quindi era proprio la stampa che cercavo per andare ad arredare
realizzare come volevo io, appunto, con queste due lampade nere, tutto quanto l'ingresso. Poi ovviamente vi farò vedere tutto, ma il risultato secondo me sarà davvero molto molto elegante. Appena infatti metterò anche la panca qui sotto, che mi sarà comoda per andare a mettermi le scarpe, andare a mettere le pantofole che andrò a conservare qui dentro, e dentro i due comodini, perché si vanno ad aprire con l'antine, all'interno ci sono delle mensole. Un risultato secondo me non banale, molto molto elegante. L'altra invece che ho scelto, sempre 70-100, è un po' inusuale, anche perché ha un tono classico ma irriverente, un classico contemporaneo che secondo me in questa stanza sta benissimo. Ma sono un po' indeciso, perché appena finisco alcune cose all'interno del salotto voglio vedere anche se potrebbe stare bene lì. Ovviamente ho scelto delle stampe che possono andare bene in ogni stanza della casa, proprio come stile, perché è uno stile un po' più tra virgolette classico contemporaneo, come vi ho detto già 100 volte in questo video. La stampa scelta è questa, scusate se vedete ovviamente i riflessi e quindi non apprezzate bene il disegno, è questa donna nobile con questo palloncino in bocca, è molto molto particolare, simpatica, ma allo stesso tempo ha quel tocco classico che mi piace vedere a casa mia, anche perché riprende un po' le varie decorazioni eccetera. L'ho messa immediatamente sopra questa poltrona. Devo ancora andare a sistemare il bastone delle tende, perché sono andato a levarlo, perché devo fare una modifica, anche perché oggi pomeriggio dovrebbe arrivare la persona che si dovrà occupare un po' del cartongesso da fare attorno alle librerie di Ikea che vi dicevo in questa stanza. Voglio già cominciare a fare questo preventivo, così appena la situazione si calma un pochettino vorrei cominciare a dare un tocco personale a questa camera, e ho iniziato proprio da questa stampa. A me piace tantissimo, vado a arredare tutta l'intera parete ed è proprio la stampa che cercavo. In cucina ho voluto prendere, e mi riservo di prenderne ancora altre diverse dimensioni, mettere uno nella cabina armadio, un altro all'interno della dispensa, e sto parlando dei planner lavagna. Ho preso questo qui 30-40 che ho messo in orizzontale per andare a segnare un po' tutte le cose del mese, oppure quello che vado a mangiare di volta in volta. Volevo qualcosa di minima, non la classica lavagna nera, non il classico planner che si vede un po' ovunque, e quindi quando ho visto questa sezione lavagne e planner all'interno del sito di disegno, subito sono andato ad ordinarne una. All'interno del sito ovviamente trovate pure i pennarelli, con i quali andate a scrivere sopra e poi andate a cancellare con un semplice panno bagnato, un fazzoletto bagnato. I pennarelli sono a punta fine, potete andare a mettere il mese di riferimento, potete andare a scrivere il numero di riferimento del giorno, e qui le varie cose, i vari impegni, oppure poterlo disporre semplicemente come settimana di preparazione pasti, e quindi andate semplicemente a scrivere colazione, merenda, pranzo, altra merenda del pomeriggio e la cena. Sono vari planner disponibili sul sito, anche più grandi, di formato più grande. Infatti secondo me sono molto utili nella gestione familiare delle cose, dei vari compiti attribuire a ogni membro della famiglia. Infatti ci sono anche dei planner familiari. Li trovate tutti quanti sul sito. Io ovviamente ho scelto una cornice bianca, ma ci sono queste bellissime cornici in legno se avete uno stile un po' più nordico. Ci sono i planner settimanali, i planner della propria vita, My Life List Poster, insomma, dove potete andare a segnare tutti i buoni propositi, le varie cose che dovete andare a fare o a realizzare. C'è anche quello che ho scelto io, che ovviamente potete abbinare a qualsiasi tipo di cornice. Poi c'è anche il planner familiare, e su ognuno di questi potete andare a scrivere tranquillamente con il pennarello che trovate sempre all'interno del sito. I prezzi di queste lavagne e di questi planner sono anche molto accessibili, e ad ogni modo se volete rinnovare un angolo di casa, anche perché come dico sempre, infatti per questo ho scelto le stampe di disegno, perché una volta che fate la spesa maggiore delle cornici, poi ogni volta potete andare a cambiare un angolo di casa inserendo di volta in volta una stampa diversa. Inoltre le stampe possono essere girate anche orizzontalmente, verticalmente, quindi potete configurare
tante volte con una sola spesa tutte le pareti della vostra casa. Quindi, nel caso in cui non sono soddisfatto nel tempo della stampa che ho scelto all'ingresso, magari va a stufarmi nel tempo, vado a cambiare altre cose, posso semplicemente andare a cambiare la stampa. E questo è un grande vantaggio perché potete con una piccola spesa andare a cambiare davvero l'aspetto di un angolo di casa, di una stanza, soprattutto le stanze dei ragazzi che vanno a crescere. Con una bella stampa all'interno della loro stanza avranno quel tocco di cambiamento che fa la differenza. Ad ogni modo, approfittate fino al 20 di gennaio dello sconto. Il codice sconto che vi lascio, Mr. Life and Home 30, ed è il 30% di sconto, quindi mi raccomando, se dovete rinnovare casa o rinnovare qualche angolo di casa vostra, approfittate di questo sconto perché è davvero molto 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 vantaggioso per voi. In tutti i casi, sotto nelle info vi lascio tutti i link di riferimento al sito, il codice sconto e tutte le modalità per averlo, e mi raccomando, andate a dare anche un'occhiata a questa sezione delle lavagne, dei planner, perché secondo me è molto molto interessante. E adesso preparo delle cose in casa, metto un po' a posto e noi ci vediamo dopo. Proprio adesso mi sono un attimino levato le scarpe, messe all'interno dei comodini, mi posiziono nella nuova postazione video colloquio con voi, se riuscissi a mettere la videocamera. Sono stato un po' in giro, ragazzi, fa abbastanza freddo, stasera era molto 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 umido, anche se la maggior parte della neve si è andata a sciogliere. Io oggi mi sono occupato insieme a un'altra persona che mi ha aiutato a mettere il bastone della tenda, questo qui nello studio, un po' più alto, l'abbiamo fissato al soffitto. Purtroppo non è stata un'operazione molto semplice, quindi mi ha fatto perdere un sacco di tempo, ma visto che dovevo fare alcune commissioni, sono andato anche da casa. Anche perché, come ben sapete, vado sempre a vedere i saldi, soprattutto quelli estivi e quelli invernali, come ogni volta. In realtà c'erano tante cosettine carine da poter prendere, ma non ho preso nulla di particolare, solo ciò che mi serviva davvero. Infatti, il mood di tutto quest'anno sarà, come già vi ho detto, sostenibilità, risparmio. È una vita un po' diversa sotto vari punti di vista. Visto che ci saranno tanti cambiamenti per me in quest'anno, ho cominciato bene l'anno mantenendo le manine a posto, anche perché qua non ci stanno più soldi, quindi bisogna mantenerle per forza. Ad ogni modo, visto che già tanto addietro avevo preso delle asciugamani da casa e mi sono trovato davvero molto molto bene, però costavano la bellezza di 7,95 euro. Visto che erano in sconto, ne ho volute prendere altre due, quindi ho preso queste due da questo da quanto è? Non c'è scritto, ah sì, 50%. Questa qui è da 50 per 100 centimetri, la stessa cosa anche questa qui. E poi ne ho prese due di queste piccole e devo andare prontamente a lavare perché sono, ragazzi, sporchissime. Infatti alcune sono un po' macchiate, però erano in sconto. Infatti questa l'ho pagata 5,56, stessa cosa anche quest'altra. Invece queste piccole 2,06 euro l'una. Poi ho preso questi sacchi salvaspazio, ogni confezione da tre sacchi di forme diverse, hanno tutte e tre forma diversa, infatti sono di varie misure.
La misura più grande dovrebbe essere 85x48, ne sono 3 e al posto di 7 euro le ho pagate 2,09 euro, ne ho prese 2 perché mi servono, anche perché ho fatto anche oggi, ho fatto un po' di decluttering per tanti tanti indumenti che metto poco. In realtà sono, diciamo, tra virgolette in stand by, quindi le vado a mettere qui dentro e poi vedo nel tempo se ne ho necessità che vado ad aprirli, altrimenti li andrò a donare a qualcun altro. Infine, sempre per il bagno, se vi ricordate, io avevo preso quel piatto della stessa linea, ovvero questa qui, fatto in questo modo, molto più grande, dove vado a posizionare sopra l'erogatore del sapone liquido. Stavolta ho voluto prendere la misura più piccola che c'era, anche perché tutta la linea era in offerta. Andatevi a dare un'occhiata perché questa linea è molto carina, e sono dei piatti, piattini, ciotole, ciotoline da utilizzare, insomma, come stoviglie, ma io le ho utilizzate sempre come altro, ovvero in questo caso andrò ad utilizzare questa qui come piattino porta sapone, anche perché sto andando ad utilizzare alcuni saponi solidi, in quanto sto andando sempre di più a consumare meno plastica possibile. Infatti, come vi siete accorti sul canale, non ho ancora fatto un video di prodotti finiti. Non credo che farò molto spesso questa tipologia di video quest'anno, se continuerò con il canale, anche perché è un momento in cui questo genere di video, non che non mi piace, ma lo sento sempre meno consono a quello che è il mio modo di essere e di vedere le cose in questo preciso momento. Sarà la pandemia, sarà perché cambiamo un po' tutti, sarà forse anche una semplice ondata, tra virgolette, passeggera, ma questo genere di video mi ha un po' stufato, mi ha un po' stancato. Anzi, fatemi sapere voi che ne pensate in merito, anche perché ho finito tanti prodotti durante le feste natalizie, però li ho buttati volutamente. Ne parlavo con alcuni di voi anche in direct su Instagram, li ho buttati volutamente e non me la sono sentita di farvi un video. Non so per quale motivo, sarà un momento passeggero, poi ritornerò come prima, ma anche per l'acquisto di detersivi voglio andarci sempre più cauto, andare a finire davvero tutto quello che ho facendo meno scorta e riducendo sempre di più i detersivi. Lo so che lo dico ogni anno e non rispetto mai questo buon proposito, però in questo momento non è neppure una cosa che voglio fare, è proprio una cosa che non riesco a non fare. Quindi che sia arrivata la volta buona in cui Mr. Life diventa green, e chi lo sa, se avete piacere di seguirmi, lo scopriremo insieme. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Noi ci vediamo comunque al prossimo video. Da me e da Miss Chewing Gum è tutto. Lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto e alla prossima. Ciao!